Presidente, io credo che prima di parlare uno dovrebbe documentarsi. Innanzitutto per quello che riguarda la raccolta fondi basta andare sul sito del Comune di Roma dove è descritto puntualmente, quanto è 286.000 euro se non sbaglio o qualcosa del genere. Dopodiché io davanti a me in questo momento ho svariate lettere che mi sono procurato che se la consigliera avesse avuto la volontà di approfondire, avrebbe in qualche modo potuto informarsi, magari me lo chiedeva a me e gli avrei descritto quello che le sto dicendo in questo momento, ovvero che la sindaca ha già contattato tutti i quattro sindaci, non uno solo, quello di Amatrice, perché quei problemi non sono solo su una singola area. Li ha contattati, stanno facendo un tavolo, adesso si metteranno insieme per capire come procedere. La lettera ce l'ho qua davanti, eccola, me la sono inventata, ed è datata 16 novembre addirittura. Per cui io ti dico che questa mozione che lei sta presentando è incompleta prima di tutto, perché lei parla solo di Amatrice in questa mozione, ma c'è Accumoli per esempio, dove l'ha messo Accumoli? No, dove ha messo Accumoli vorrei sapere, dopodiché lei fa una mozione per un comune solo, è anche un po' denigratoria nei confronti degli altri, io non voglio strumentalizzare questa cosa, però io dico, se deve fare una mozione e parla di persone che hanno subito i danni ingenti che abbiamo visto, per cui persone vere che hanno problemi, lei in quella mozione deve mettere tutti, non può mettere solo un comune. Allora, dopodiché io la invito o a riformularla inserendo tutte le persone di quell'area che hanno avuto il problema, perché è giusto che noi ci occupiamo di tutti, non solo di un comune, e riformulare la proposta, perché se facciamo un consiglio straordinario non lo facciamo solo per Accumuli, lo facciamo per tutti. Lo facciamo. No, ma la mozione dice altro lì, per cui è incompleta. Per cui o la ritira o ci asteniamo, oppure ne fa un'altra e la presenta al prossimo consiglio. Noi su questo siamo disponibili, mi sembra chiaro. Per cui questo gruppo si asterrà sulla base del fatto che lei ha presentato una mozione incompleta, che dall'altro poi, voglio dire, va a penalizzare persone che hanno vissuto la stessa problematica, ma a pochi chilometri. Ma come si fa a mettere all'interno della mozione solo un comune, quando i terremotati lì sono almeno su 5, 6, 10 aree importanti come quella? Allora lei riformuli la mozione e al prossimo Consiglio ne porti una adatta, perché quest'Aula sarà disponibile a votare tutto il supporto possibile alle persone che hanno vissuto quei disagi. Grazie.